Guardate cosa dice questa mattina sul Corriere della Sera Ernesto Maria Ruffini, il direttore dell'Agenzia delle Entrate, uno che se ne intende. Dice che fare un altro fisco, un altro sistema fiscale molto più semplice per i 4 milioni di autonomi, professionisti e partite IVA non è soltanto uno slogan da dire ogni tanto per prendere l'applauso, ma si può effettivamente fare. Come funziona adesso? Abbiamo milioni di partite IVA, di professionisti, di avvocati, di geometri, di architetti che devono passare l'inferno ogni anno per pagare le tasse. Devono spesso indebitarsi per pagare le tasse su un reddito che non hanno ancora guadagnato o per cui comunque non hanno incassato i soldi, con scadenze che si spostano da un mese all'altro senza preavviso, senza alcun ordine, senza alcuna sistematicità, e questo è complicato per chi lavora e produce. Possiamo passare a un fisco molto più semplice basato sulla fatturazione elettronica e sull'investimento del fisco elettronico che fu una scommessa voluta e vinta durante i governi di Matteo Renzi. I professionisti possono pagare le tasse come tutti gli altri, ogni mese, ogni tre mesi, sulla base di quello che hanno effettivamente guadagnato, che il fisco è in grado di conoscere in tempo reale. Quindi niente più scadenze ballerine, niente più incertezza, niente più saldo o acconto, niente di niente. Un sistema chiaro, semplice, veloce, telematico, che possa aiutare chi lavora e produce. Un fisco più semplice e magari anche più leggero non solo aiuta e stimola la crescita economica, ma riduce anche l'evasione fiscale e soprattutto fa vivere e lavorare in modo più tranquillo gli autonomi, i professionisti e coloro che spesso senza tutele, spesso senza troppe attenzioni, si caricano sulle spalle buona parte dell'economia nazionale. Italia Viva non vuole che questa proposta stia un paio di giorni sui giornali, poi la politica torna a parlare e a fare altro. Vogliamo da subito lavorare su questa idea di un fisco più semplice e passare dalle parole ai fatti, perché un altro fisco più semplice e più leggero non è soltanto possibile, ma nell'Italia di oggi è anche quanto mai necessario.